Sono rimasto molto colpito dalla risposta che ha dato un ragazzo del gruppo dopo Cresima, un diciottenne. Era una condivisione che facevamo sul web. La domanda era: come hai trascorso la Pasqua e che cos'è per te la risurrezione? Quando è toccato il suo turno, in maniera lucida, ha detto: sì, ma prima di risorgere bisogna morire. Questo per me ha creato una riflessione profonda. Sono disposto a morire per risorgere? Questa domanda accompagna l'interrogativo di tutta la nostra vita. E in questo possiamo dire di dare una lettura credente o meno della nostra esistenza, forse anche del nostro essere cristiani. La sequenza pasquale, vittime pascali, cantato in gregoriano, bellissimo, ci dice che la morte e la vita sono a duello. Molte volte noi vorremmo risorgere ma senza morire. E non c'è soltanto la morte che purtroppo questo momento di coronavirus ci sta facendo vedere. Ci sono tante altre morti e ci sono tante altre resurrezioni. È quella di imporre la mia idea, il mio modo di pensare, senza voler morire a me stesso. E allora mi sono detto: forse io sono disposto a seguire Gesù, il Maestro, il Signore, quando fa i miracoli, quando fa le guarigioni, anche quando predica. E sono disposto anche a lasciarmi mettere con le spalle al muro, quando lui mi dice tutte le contraddizioni che porto nel mio cuore, nel mio essere credente, nel mio essere sacerdote, francescano, consacrato. Ma forse non sono disposto a seguirlo a Gerusalemme, dove lì ci sarà la sua passione, morte e resurrezione. La morte di Gesù è la mia morte, la vita di Gesù è la mia vita. Riflettendo su questo, ho pensato che nella liturgia eucaristica il sacerdote, dopo aver consacrato il pane e il vino, dopo essersi inginocchiato, alzato l'ostia e poi dopo il calice, ha questa espressione: mistero della fede. E tutta l'assemblea risponde: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Che cosa vuol dire mistero della fede? Come si realizzerà la vita eterna nella mia storia, nella mia umanità, nella mia fragilità, nei miei dubbi, nelle mie preoccupazioni? Cosa sarà dopo questa pandemia? Il lavoro, la scuola, la famiglia, i figli? E con tutto questo si deve realizzare il mistero della fede, che non è che non si sa chi è l'assassino, come nei romanzi gialli, o come andrà a finire il romanzo, ma è come Dio realizzerà questa salvezza nella mia fragile umanità. E tutta l'assemblea risponde: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione. La bellezza della fede cristiana non nasconde che c'è la morte, c'è il tradimento, c'è il rinnegamento, c'è l'essere abbandonati, la contraddizione. Noi l'annunciamo la tua morte. Nessuno renda vana la croce di Cristo, dice San Paolo. Nessuno la svuoti la croce di Cristo. Ma allo stesso tempo annunciamo la tua risurrezione. Ecco, le prime comunità cristiane negli Atti degli Apostoli si tratta proprio di annunciare che Cristo è morto e è risorto. E conclude: nell'attesa della tua venuta. Soltanto se siamo nell'attesa della sua venuta siamo dei risorti. Con il battesimo siamo già morti al nostro peccato e siamo risorti in Cristo. Allora, siamo dei risorti o siamo dei morti che camminano?